Hello everyone! Buongiorno! Grazie Brian di esserti prestato anche oggi, anche se non sai cosa faremo. Non ho nessuna idea. È un santo. Oggi ho pensato a un gioco, a una sfida dei paesi. Noi conosciamo bene l'Italia, l'America e il Giappone. E quindi ho scelto 10 categorie e vedremo quale paese è il migliore in ognuna di queste categorie. E poi avremo, si spera, un vincitore finale. Ragazzi, è anche un pretesto per chiacchierare, divertirsi e parlare di diverse culture. Quindi mi raccomando. Quindi uno può vincere questo gioco? Un paese può vincere il gioco. Volevo batterti. Allora, quale paese ha le donne più belle? 1, 2, 3. Wow, sono scioccato. Perché hai detto l'America? Allora, c'è un motivo per cui ho detto l'America. Perché mi sembra che l'America sia davvero varia. Quindi, che lo è pure l'Italia in generale, però l'America ancora di più. Puoi trovare tratti particolari, i caucasici, orientali, misti, di tutto. E quindi secondo me alla fine in America ce n'è per tutti i gusti. Per questo motivo, non per togliere niente alle donne italiane, ragazze, siamo fighissime. Però non mi interessa tanti gusti diversi. Un gusto che mi piace di più è quello italiano. Oh, sei coerente però, eh. A te perché piacciono le donne italiane? Dai, dai, facci una bella serenata. Sono di solito in forma, si vestono meglio. Però più che quello è semplicemente il fatto che è il gusto che mi piace. Un po' più tratti, un po' più forti, che tipo un po' più pallidi e deboli. A alcuni uomini piace pure quello. Mi piace un po' più un colpo di bellezza. Meno donna angelo per dire e più donna latina, quello che piace a Brian. Ma poi sono gusti, eh. Gusti boost, bitch. Degustimo. Allora, oddio, qui mi uccideranno. Quale paese ha i piatti migliori? Quindi io sto parlando proprio dei piatti. Hai presente tipo la lasagna, oppure il sushi, oppure qual è un piatto americano? Cheeseburger. Green chili. Ok. 3, 2, 1. I gotta go Italy again. Anche se sapevamo subito era o Giappone o Italia in questo caso. L'Italia è famoso in ogni regione, c'è un piatto tipico, famoso, che è buonissimo. Agriturismo, vai in questi posti. Oh, ma vuoi ignorare questo perché vuoi dire il ramen e il sushi? No, però anche in Giappone, in ogni regione, in ogni città, cioè... Sto facendo una bellissima figura comunque. È vero, infatti loro mi odieranno, però voglio solo dire la mia. Io penso che di qualità, se devo andare a comprare il cibo, la qualità, preferisco quella italiana perché... mi fido di più anche dei prodotti, dei pesticidi e tutto. Però a livello di piatti, che ci posso fare? A me piacciono i piatti giapponesi, che non è solo sushi. Loro hanno una cultura... Quanti piatti potresti nominare? Tanti. Loro hanno una cultura culinaria che è davvero, ragazzi, come quella italiana. Nel senso, è ricca. In ogni città, in ogni paesino c'è la cosa tipica, il prodotto tipico. Non nego il fatto che il Giappone ha una cucina sia famosa che buonissima. È tipo top 2 con l'Italia forse. Quindi sono tutte e due cucine famose e buonissime. È solo che magari preferisco un po' i sapori italiani più che quelli giapponesi. Io preferisco i cibi giapponesi e già so che voi state pensando tipo lasagna, ma parla come mangi. Parla giapponese. Questo è il tuo power tipico, tipo lasagna. No, però anch'io lo penserei. Però io devo essere sincera, che ci posso fare? Andiamo alla categoria numero 3, sennò questo video mi piace viene. Questo gioco. Quale paese ha il sistema scolastico migliore? Migliore in che senso? Cerca di valutare tutte le varie categorie, quindi qualità, prezzo e tutto, e prendi il vincitore. 3, 2, 1... Hai detto considera tutto. Secondo me così tanto manca del sistema scolastico in Italia che ho dovuto mettere l'America al primo posto. In base allo studente, se ti impegni abbastanza puoi imparare così tanto. E lo so che state pensando tipo, gli americani sono ignoranti, la scuola non funziona, tutto quanto. Sì, sto pensando. Però mi sto riferendo principalmente a quello che succede nella scuola fuori scuola, cioè attività, sport, club che puoi fare, che crea tipo una comunità, che non è tipo studi. Se studi tantissimo in Italia è bello, è figo. Però anche va detto che in Italia state studiando tipo letteratura, poesie. Va bene, sì, ma
Non lo so quanto sono utili, sinceramente, non è scienza, non è matematica, non è... E in più, le università migliori al mondo, non dico che non sono buone in Italia. Alcuni dei più famosi si trovano negli Stati Uniti. Alcune delle più famose si trovano negli Stati Uniti, alcune anche in Italia, ma secondo me... E comunque hai visto il mio liceo? Bellissimo! Allora ragazzi, le strutture americane, ma c'è poco da dire, delle scuole, dei licei, battono quelle italiane. Però io devo anche calcolare il prezzo. L'istruzione deve essere accessibile a tutti. È vero, è vero. E non è possibile che tu, ragazzo che vuoi studiare, devi essere pronto a indebitarti per 15 anni. Letteralmente, oh. È vero, non ho considerato questo. No, io sono abbastanza fiera del nostro sistema scolastico. Secondo me scolastico. Anche Giappone è buono, non l'abbiamo considerato. È buono, però ne abbiamo sentito parlare tanto. Secondo me mettono troppa pressione su studenti piccoli. Esatto, soprattutto al liceo. E poi l'università è molto facile, sembra. Insomma, e poi in Italia non sono stanno amantissimo. Tutti a barà. Ma vattene, va! Adesso, categoria numero 4. Quale paese ha i migliori trasporti pubblici? 3, 2, 1. That's obvious. Beh, ragazzi, non qui ma non c'è niente. Proprio storia. È imbattibile. Pensa al sistema migliore possibile per umani. Cioè, non siamo tipo robot che possono creare una cosa assolutamente impeccabile, ma per umani, pulizia, velocità, efficiente, volevo anche puntualità. Dire, puntualità, imbattibile, raggiungibile ovunque. E per me, che io odio guidare, per me è una cosa importantissima in un paese. È una cosa che cambia la vita. La prossima categoria è... Quale paese ha il migliore sistema sanitario? Non puoi dire due paesi. No, sto pensando. 3, 2, 1. Allora, secondo me questa cosa dell'essere tutto gratis in Italia è bello, ma ha i suoi contro pure, eh. Ho visto un po' una brutta scena quando tu sei andata nel non pronto soccorso, ma... Sì, il pronto soccorso era. Cioè, un po' mi ha fatto tipo, wow. Però è questo anche è vero. Tutto gratis, si vede che è gratis. Sì, però è anche vero che mi hanno fatto un attack con contrasto gratis, un sacco di esami che in America ti avrebbero fatto pagare chissà quanto. Sì, sì, lo so, oddio, in America devi pagare così tanto, oh, almeno è tutto, cioè, top, bellissimo, pulito, privato, la la la. Sì. Quindi, ma sì, è costoso, questo si sa. In Giappone c'è tutto bello e mi sa che paghi tipo una quantità decente. Ho votato Giappone. Sì, in Giappone diciamo che c'è un'assicurazione sanitaria privata ma parastatale, tipo dove tu paghi il 70% con l'assicurazione e devi coprire il 30% se non hai un altro ente che lo copre per te. E devo dire che tutte le procedure mediche che ho fatto in Giappone erano fantastiche. L'unica cosa è che non ho davvero abbastanza esperienza per cose un po' più importanti in Giappone. Dell'Italia mi fido e mi fido anche dei nostri medici. Mi fido tantissimo dell'America pure, Non è che non mi fido. Ho capito, sì. L'unico contro è sempre il prezzo. Beh, pensate che lo stipendio tipico in America è anche molto più alto. Hai dato il punto al Giappone, non all'America. Yeah. Non ti arrabbiare. Adesso, quale paese ha la musica migliore? Facile di nuovo. 3, 2, 1. Stati Uniti è il paese migliore per non solo musica ma anche film, serie TV, entertainment, sport. Non è neanche una mia opinione, è un fatto. Ma sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato? Guarda che ho appena dato il punto all'America. Wait. Perché sono arrabbiato? Perché sei diventato cupo. Ma che? Non sono arrabbiato. Comunque ragazzi, paese peggiore è Giappone per la musica secondo me. E l'Italia si dipende, però l'America ragazzi, l'America hanno il blues, l'R&B. Immagina se togliessimo tutta la musica america dall'Europa. Che cosa ascoltereste? Guarda che ci sono molti italiani che ascoltano solo musica italiana. Lo so, io più, non però. Diciamo, gente un po' più grande. Ma anche giovani, ti sorprenderesti. Poche persone. Però io no, quindi io devo dare il punto all'America. Quale paese ha la moda migliore? Ah! Wow! I think la mia risposta sorprenderà tante persone. Oh, sono indeciso. 3, 2, 1. I'm sorry. Lo capisco perché sei indeciso, ma vuoi spiegare perché? Perché magari loro non lo sanno. Essere traslandati in Giappone quasi non esiste. Essere sempre al tuo top è tipo quasi
sempre il caso. Anche lo stile, tipo ci sono diversi stili e sottoculture, tipo c'è questo stile dei giovani, più figo, più hip hop. C'è questo stile un po' alternativo, c'è questo stile molto elegante. Hanno di tutto. Forse la cosa più importante comunque è il fatto che non c'è nessuno appunto tralandato oppure queste cose, quindi... È vero, soprattutto cioè, a che Tokyo. Poi, sì, infatti, sto dicendo Tokyo principalmente, quindi fa sentire anche quando sono tutti puliti e ben vestiti e tutto il posto è pulito, fa sentire tipo anche tu, tipo wow, sono in un posto pulito e elegante e mi piace questa sensazione. Ragazzi, le ragazze facevano hiking con i tacchi. Le ragazze in Giappone hanno sempre le camicie perfettamente stirate, pulite, con la collanina abbinata, con i tacchi, con... cioè, mamma mia! Però... nonostante questo, io ho dato il punto all'Italia perché se poi vai a vedere la qualità dei capi, il taglio dei capi, la vera moda, cioè quando ti devi davvero vestire bene per un evento, secondo me in Italia c'è la qualità e c'è anche il gusto. E anche negli Stati Uniti, lo so, oddio, gli Stati Uniti, che come si vestono, è vero, però è anche tipo una capitale della moda secondo me, tipo hip hop. Sì. È tipo stile un po' swag. È vero, alcune delle mie marche preferite sono tipo, americane. Tipo secondo me tu ti vesti più americana che italiano o giapponese. In generale sì, è vero. Quindi anch'io non sono proprio del no, l'americano. Nike, tipo stile atletico, Jordan, che adesso va tantissimo, è americano. Andiamo avanti? Allora, quale paese ha la migliore sicurezza pubblica? 3, 2, 1. Secondo me c'entra sempre il fatto di essere puliti, avere trasporto pubblico buono. Si vede che il Giappone rispetto all'Italia e gli Stati Uniti è un paese di comunità, tutti che lavorano insieme. Non è individualistico, che porta anche i suoi contro. Tipo non ti puoi esprimere come persona perché devi essere una parte della comunità. Ma ha i suoi pro, è sempre pulito, c'è meno crimine, tutti lavorano insieme. Quindi in Giappone la criminalità è molto bassa rispetto agli altri paesi. Cioè, non c'è neanche da parlarne. Passiamo al prossimo punto. 9, il penultimo. Quale paese ha la migliore tecnologia? Beh, so quale paese non vince questo. Stronzo. 3, 2, 1. Molti saranno confusi perché molti diranno: ma come il Giappone? Il Giappone è la tecnologia. Tu perché hai scelto America? Tecnologicamente l'America secondo me ha l'influenza più grande al mondo. Microsoft, Apple, NASA. Non lo so, quando si pensa all'America secondo me si pensa ad un paese sviluppato per la tecnologia. Anche il Giappone è buono, ma non posso pensare a tante marche tipo wow. Anche Amazon, questo è tecnologia. Ci sono le marche giapponesi famose, però secondo me il boom tecnologico del Giappone ha subito un arresto e è stato poi superato dall'America, e un pochino si vede perché in Giappone c'è tanta tecnologia, però alcune cose mi sembrano un po' arretrate, alcune cose tipo in banca le devi fare per forza e di persona, online non ce l'hanno, cioè l'America. L'ultima domanda che hai scelto tu: quale paese ha i migliori supermercati? 3, 2, 1. Sia per il prezzo che per i prodotti che per la qualità. Secondo me i supermercati italiani sono buoni. Non dico per quanto sono belli e grandi, cioè a volte sono brutti, ma almeno ci sono tante verdure ad un buon prezzo e questo... Buone verdure che costano poco. Per questo ha guadagnato il mio punto. Se stiamo parlando soltanto di bellezza, secondo me l'America, perché sono bellissimi, grandi, aperti, però costano di più e magari non hanno così tante verdure, per dire, no? Invece in Giappone sono cari, non sono neanche bellissimi, dipende da dove vai ovviamente, ma sono un po' come quelli italiani, alcuni belli, alcuni un po' brutti. Però in Giappone ci sono tanti ingredienti che in Italia non trovo e che quindi io non posso cucinare... tipo Oden, tutte queste cose. Chi ha vinto? Vediamo. Allora, quanti punti ha? No, 666. Oh mamma. Per fare lo spareggio, devi dire quale paese ti piace di più. No, no, non 3, no, no. 2, no. 1. Dico, nessuno avrebbe potuto prevedere un pareggio totale. Io non l'avevo previsto, quindi ragazzi, non l'abbiamo fatto apposta. No, eh. Giuro, giuro. Se
la vostra italiana avesse detto i piatti migliori italiani, l'Italia avrebbe vinto. Oh, ho cercato di aiutarmi con le ragazze, con il cibo, con i supermercati, non è abbastanza. Io ho dato punti all'Italia dove tu non li hai dati. Io devo essere sincera su quello che mi piace mangiare, ma che ci devo fare? Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Wow, che fine tipo molto politically correct, tipo tutti e tre sono pari. Scusate, è vero, ciao. è vero. Scrivete voi se avete esperienza in questi tre paesi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!